Carissimi amici della Vergine, la vostra settimana dal 16 al 22 maggio 2022, il vostro oroscopo settimanale, se vogliamo chiamarlo così. Vediamo che cosa accadrà in questa settimana per voi del segno della Vergine. Nel frattempo che mescolo bene bene le carte, andiamo a ricordare per tutte le persone nuove che vedranno questo video di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina. Sul canale trovate i miei contatti, quindi potete contattarmi tramite un messaggio WhatsApp o scrivere un'email. Per le persone, chiaramente mettere un like, un commentare, così anche per già gli iscritti, vi dico ragazzi, commentatemi, non abbiate paura, ok, di lasciare semplicemente un commento. Non volete farlo pubblicamente? Allora, vi invito a usare il numero WhatsApp e a commentarmi, a scrivermi. Non è un problema, io vi leggo. Lì dove vi devo rispondere perché merita quel messaggio una risposta, vi rispondo senza problemi. Voglio creare, come vi ho detto, una sintonia comunque con voi, cercare di essere comunque sia attivi per determinate cose. Adesso andiamo a vedere qual è la settimana per la Vergine, ultima smazzata, anzi mescolata. Allora, come sarà la settimana dal 16 al 22 maggio 2022 per il segno della Vergine? Quali saranno le novità in questa settimana per il segno della Vergine? Lo andiamo a vedere con 5 carte. Bene, l'asso di coppe è saltato. Allora, la prossima settimana andrete a vivere, inizierete o vivrete comunque una settimana comunque bella. Inizierete la settimana nella tranquillità, nello stare bene, nel vostro ambiente familiare o lavorativo. Quindi ci sarà del benessere, dell'armonia. Il 4 di coppe ci parla comunque di stabilità, di serenità, lo stare proprio bene, lo stare bene ed è una cosa che la vedrete subito, perché il 2 di bastoni ci parla comunque di un qualcosa di una distanza corta, di un qualcosa che comunque accadrà subito. Quindi sarete comunque felici, mi conferma comunque sia la felicità. Ok, l'unica cosa che potreste sentirvi o voi o avere a che fare con una persona che si sente magari debole oppure attraverso dei comportamenti vi fa capire che c'è un certo senso di debolezza che non vuole confrontarsi con voi. Dovete prestare chiaramente attenzione magari a delle problematiche che si possono chiaramente verificare con questa determinata persona. C'è una certa, potreste essere, ripeto, voi come energia debole oppure l'energia dell'altra persona, ok? E a parte questo, potreste comunque sia vivere questa situazione nel vostro benessere, nel vostro star bene, affrontare, adesso andiamo a chiarire queste carte, affrontare magari delle difficoltà dove porteranno le ultime, proprio le ultime difficoltà, dove porteranno a un cambio di situazione, a chiudersi un ciclo, iniziare qualcosa di nuovo e iniziare qualcosa di nuovo bello. Avrete a che fare comunque con altre persone, con amicizie, lo stare bene comunque negli ambienti di amicizie, di
vivervi la vostra vita, iniziare a pensare comunque a voi stessi, a star bene voi stessi nella vostra casa, nel vostro posto di lavoro per chi lavora. Andiamo a chiarire invece il 10 di coppe rovesciato, quindi vado a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. Una carta per avere maggiori informazioni sul 10 di coppe rovesciato per il segno della Vergine. Coppe e bastoni mi parla di tempistica, quindi in una settimana di tempo può succedere tutto questo. C'è questa debolezza che si sente, ripeto, o voi o l'altra persona, con un 10 di bastoni che parla della nascita di un qualcosa, di novità in ambito sentimentale, quindi qualcosa di nuovo. Questa stabilità che voi vivrete è perché c'è un qualcosa di nuovo nell'aria, quindi tutto di positivo. Un qualcosa veramente di bello. Bisogna soltanto, ecco, avere tempo, ma vi state concentrando nel prendere la strada giusta. Non che voi non abbiate la strada giusta già tra le mani, perché vi siete già diretti verso la strada giusta, è solo che adesso ci dovete rimanere su questa strada. E infatti c'è proprio la nascita di un qualcosa di bello, un qualcosa che vi porta comunque a una certa soddisfazione. Con calma ci state arrivando a quello che è il vostro obiettivo. Andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni sul 10 di spade. Cosa vuole comunicarci ancora il 10 di spade per il segno della Vergine nella settimana dal 16 al 22 maggio 2022? Potreste andare a chiudere una certa situazione che comunque sia vi dà peso, e quindi l'incanalare questa strada giusta è proprio questo, il dover allontanarsi da determinate situazioni, ok? Chi può vivere magari una relazione tossica è giusto chiaramente chiudere è perché vi porterebbe soltanto ad avere blocchi, vi porterebbe semplicemente a non stare comunque sia bene, e voi avete bisogno comunque di cogliere la vostra fortuna, di arrivare a realizzare quelli che sono i vostri progetti. Potrebbe esserci comunque l'inizio anche di una nuova relazione o un qualcuno che si presenta a voi, che vi può portare comunque un certo senso di benessere e farvi star bene, dove andrete comunque, vi metterà chiaramente in confusione, questo non è per tutti, ok? Vi creerà magari l'inizio di questo qualcosa di nuovo, la presenza di questa persona nuova, vi può creare magari delle difficoltà interiormente, vi destabilizzerà a livello sentimentale, però lì dove iniziate a star bene, c'è la presenza di questa persona nuova, però potreste arrivare a capire, ripeto, solo per alcuni di voi, potreste arrivare a capire che in realtà non, cioè è giusto dover chiudere quello che state vivendo, perché fino adesso magari non vi ha potuto dar nulla, oppure potrebbe essere proprio la chiusura con una certa persona che fino adesso comunque vi ha fatto star male, vi ha messo il bastone fra le ruote, ripeto, in qualsiasi ambito, e quindi andrete a chiudere, cioè proprio a creare un blocco con una determinata situazione, perché volete, ripeto, stare comunque sia bene, ok? Volete far emergere quelli che sono i vostri sentimenti, volete far emergere quello che è il vostro rapporto, lo stare proprio bene a livello sentimentale, anche se questo inizio per voi, ripeto, per voi,
potrebbe magari un po' indebolirvi, ma semplicemente perché non ci credete. Cioè, quindi tutto qua, nulla comunque di grave, anzi. Andiamo a vedere invece con i nostri angeli, angeli e arcangeli, quali possono essere i consigli da potervi dare in questa settimana. Allora, chiedo a voi angeli e arcangeli quale consiglio possiamo dare al segno della Vergine nella settimana che va dal 16 al 22 maggio 2022. Una carta soltanto per sapere quale consiglio possiamo dare al segno della Vergine. Chiedo a voi angeli e arcangeli una carta soltanto per dare un consiglio al segno della Vergine di come dovrà comportarsi nella settimana che va dal 16 al 22 maggio 2022. Siete in una costante evoluzione, cercate di perdonare quelle persone che magari vi hanno fatto male, ok? Cercate di perdonare quei conflitti, anche allontanandoli va bene, ma perdonate, quindi il cuore al primo posto. Cercate di essere comunque positivi, positivi in qualsiasi situazione, anche lì dove c'è una situazione comunque negativa, ok? Rimanete, alzate, tenete alte le vostre energie, rimanete positivi. E lì, ripeto, dove è giusto andare a chiudere, non andate a chiudere con una certa problematica, non andate a chiudere una certa situazione o con una certa persona in modo comunque brusco e duro, andate anche a spiegare le motivazioni del perché cercate di chiudere e del perché volete comunque sia stare lontani. Festeggerete, ok, celebrerete un qualcosa comunque di bello e avete bisogno di divertirvi, come vi ho detto prima, la presenza, magari lo stare con gli amici farà comunque sia bene anche a voi, quindi dedicate del tempo anche a voi stessi, a quelle che sono le amicizie e a quello che giustamente lo stare bene, come vi ho detto. Ripeto, non perdonate, lì dove c'è da perdonare perdonate, ok? Agite col cuore e se c'è un qualcosa che, ripeto, torno a ripetere, volete comunque chiudere, volete allontanarvi, date le vostre motivazioni, andate a spiegare, ok? Perché qualcosa potrebbe, nell'eventualità, in questo chiarimento, in questo interfacciarsi, qualcosa potrebbe comunque sia risolversi. Ragazzi, bellissima settimana per voi della Vergine, devo dire la verità, sono veramente contenta, ok? Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere un like, commentatemi, che è la cosa che mi interessa comunque di più, come vi ho già detto. Vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo presto. Grazie a voi.